attacco, quest'ultimo attacco russo contro le infrastrutture, l'acqua, l'elettricità del paese, dell'Ucraina, ma specialmente di Kiev, chiaramente sta colpendo, sta avendo effetto sulle vite. Qui siamo in un negozio di barbiere e qui loro dicono che hanno metà dei clienti, non possono fare gli shampoo, non hanno acqua, non possono lavorare a pieno regime. Siamo con Valerij Mesalenko che ha 27 anni e lavora qui in questo negozio di barbiere, qui nel centro della città, e lui ripete questo, cioè non credano i russi di poter fare pressione sulla nostra società perché noi comunque chiediamo al presidente Zelensky di resistere. E ripete questa frase del presidente, no? Meglio un inverno senza acqua ed elettricità che tutta la vita con i russi. I think that all these attacks from the Russian government will not to help them to take their target, and all Ukrainians will resist this stuff. And how our President Zelensky saying that better one winter without the water and electricity than the whole life with you Russians. Grazie.